Che cos'è la filosofia? È la capacità di misurare le cose della vita col metro della morte. Che vuol dire? Vuol dire che se io in questo momento scendo giù e trovo che si sono rubate la mia macchina, certo, mi scoccia, però nel momento che misuro questo evento col metro della morte, dico vabbè, è una sciocchezza. Ci aiuta a vivere. C'è chi ha detto che tutti quanti noi siamo filosofi perché già fare una scelta di vita vuol dire essere filosofo, cioè, al limite. Uno che dice io vivo per guadagnare quanto più posso, voglio avere i miliardi, voglio avere, e beh, quello pure è filosofo perché ha fatto una sua scelta di vita. Certo, è più filosofo chi invece dà la giusta importanza alle cose. E ci sono delle cose che attraggono molto. Allora, per Freud è l'eros la cosa che più attrae. Per Adler è il potere, che ha una grande attrattiva. Per Hegel invece è la prova di esistere. Cioè, per Hegel è come se ognuno di noi dubitasse di esistere, però nel momento che conquista qualcosa, che ottiene qualcosa, dice: ah, allora esisto. Quindi, non lo so, ognuno vive per raggiungere un obiettivo.